Questa sera affronterò un tema che mi sta particolarmente a cuore e che riguarda la bellezza nella bioetica ambientale. È un filone, questo filone diciamo estetico nell'etica ambientale, che è secondo me di particolare importanza. È stato ribadito in anni abbastanza recenti da un filosofo che è largamente noto, il filosofo nordamericano Tom Regan, che parla appunto di rispetto ammirante. Ecco, il concetto di rispetto ammirante è interessante perché evoca un atteggiamento che parte dall'ammirazione. Davanti alla bellezza noi sentiamo stupore, meraviglia, ammiriamo. E qui, da qui dovrebbe originarsi un sentimento di rispetto, di ascolto nei confronti della meraviglia della natura. Ora, questo è una valorizzazione di una tematica che è novecentesca, che però ha trovato in due parecchi pionieri, e io questa sera ne identificherò due di particolare importanza, che nell'Ottocento hanno identificato il tema della bellezza come un argomento di grandissimo rilievo nel rapporto uomo-natura. Sto parlando di Henri David Thoreau e poi parlerò di Élisée Reclus. Reclus, che è un geografo anche dell'Ottocento, nasce nel 1830, Henri David Thoreau nasce nel 1817, quindi navigano in questo, nel secolo XIX, dandoci però delle intuizioni, donandoci degli spunti di grandissimo rilievo per chi si è interessato, come mi auguro, siamo noi o dovremmo essere noi, alla tutela della bellezza. Allora, perché è importante la bellezza per Thoreau? Quando parliamo di Thoreau facciamo riferimento a un movimento che è il movimento trascendentalista, che è il movimento che nasce in America, Concord, che trova i suoi rappresentanti più illustri, oltre che in Thoreau, anche in Emerson, Ralph Waldo Emerson, che scrive delle pagine di grandissima importanza sul tema della natura, cioè l'uomo sente profondamente la maestosità, la bellezza della natura, e già questo sentimento che alberga nell'uomo moderno era molto presente nella cultura greca e fa riferimento Emerson proprio alla parola cosmos, che vuol dire bellezza. Quindi già nella grecità questo tema era assolutamente cruciale. Ora, nel mondo contemporaneo, la bellezza della natura. E beh, la bellezza della natura è minacciata. Già ai tempi di Thoreau si avverte che c'è una crescente invadenza dell'industria, di tutto ciò che è artificiale e che rischia di compromettere quella che è la bellezza della natura. Ma soprattutto quello che Thoreau vuole mettere in evidenza è che noi dovremmo ritrovare la voce della natura, cioè riscoprire il linguaggio della natura. Ecco, voi mi direte, ma il linguaggio della natura come si fa? Come ci parla la natura? Beh, la natura ci parla in vari modi, ci parla con la luce, ci parla con il calore, con il sole, i fiori, gli alberi, eccetera. E è proprio questo che i trascendentalisti intendono fare, cioè interpretare il linguaggio della natura, tradurre in parola umana quelli che chiamano gli aforismi intraducibili della natura. Già dire aforismi intraducibili sta a segnalare la difficoltà di tradurre il linguaggio della natura, però ecco, vale la pena farlo perché gli uomini devono comunicare con la natura e stiamo parlando del linguaggio della natura che si esprime nelle foglie, nei fiori, nelle ghiande, in tutte le cose che sono anche le più umili e che noi dobbiamo imparare a
capire e cogliere il loro segreto linguaggio. Per fare questo, Thoreau, come voi tutti sapete, compie un esperimento che diventerà poi straordinariamente importante nella storia, ed è l'esperimento di Walden, Walden, La vita nei boschi, ritirarsi praticamente non così lontano, pochi chilometri dalla sua natia Concord, nel bosco, dove in assoluta solitudine vive un anno e mezzo, procurandosi quello che gli serve e con le sue stesse mani, quindi allontanandosi dal consorzio umano per immergersi nella natura. Allora, questo esperimento di Thoreau alla ricerca della bellezza, secondo me, ha uno straordinario rilievo per una serie di ragioni che cercherò adesso di ricordare molto brevemente. Beh, innanzitutto in lui c'è la volontà di ritornare al mondo greco, di ritornare quindi ad una dimensione di tempo ciclico. Il tempo ciclico, che è il tempo della natura. Ecco, il mondo occidentale è immerso nella dimensione scatologica. Il mondo greco era nella dimensione ciclica, quindi le stagioni, i giorni, i ritorni. E allora già questo, ecco, è il primo motivo che lo spinge a un ritorno, a un recupero all'indietro. Lui si sente in questo mondo di Walden, vicino a questo lago, come un eroe omerico, quindi rivive quelli che sono i poemi, quelli che sono i personaggi. Quindi è interessante questo riferimento alla grecità che già noi abbiamo trovato in Emerson, l'idea del cosmos, il recuperare un senso della bellezza che noi abbiamo perduto. C'è poi fondamentalmente l'idea della libertà. Su questo non ho il tempo di trattenermi, ma vivere in secondo natura, nella natura, significa anche vivere in libertà. E qui chiaramente il nostro pensiero va alla sua opera fondamentale sulla disobbedienza civile, scritta in questa notte in prigione, in cui tra l'altro è curioso, Emerson lo va a trovare e gli dice: "Ma cosa ci fai tu lì dentro?" E Thoreau gli risponde: "E tu cosa ci fai lì fuori?" Bellissimo dialogo, bellissimo dialogo. Allora, Thoreau rivendica il suo stare dentro, perché il suo stare dentro in quel momento ha un fortissimo significato. Se tu vuoi essere libero, devi rinchiuderti, perché così dimostri la tua disobbedienza, la tua libertà. Ma in questo caso, andando nei boschi, Thoreau compie un altro esperimento, l'ho chiamata in un mio saggio Ecologia della libertà, perché certamente lui vive volutamente a contatto con la natura, e anche la capanna che costruisce è una capanna molto speciale, cioè una capanna che invita la natura, gli uccelli, tutti gli animali della foresta a entrare dentro. Quindi non è una capanna che ripara, che protegge, che esclude, no, viceversa è una capanna minima che include, che invita i partecipanti. Ed è molto curioso, qui se avessimo tempo vi potrei citare dei brani bellissimi in cui Thoreau proprio vede come c'è questo strano fenomeno sotto i suoi occhi, cioè come l'edera e tutte le piante si siano impadroniti di nuovo di quei mobili che lui aveva costruito, cioè la natura si rimpadronisce, si rimpossessa, ed è proprio quello che lui desidera: una natura che viene dentro, una natura in cui gli uccelli tutti possano entrare liberamente e sentirsi a casa loro. Allora, questo è uno spunto, secondo me, di grande interesse, perché potrebbe far pensare a Robinson, ma non c'è nulla di più diverso in realtà, se ci pensiamo bene. Questa è una cosa che Marx notò in uno scritti di economia politica e che io ho ripreso. E Robinson cosa fa? Quando si trova, ricordate, nell'isola deserta, la sua grande preoccupazione è di ricreare un microcosmo ordinato, in cui ci siano gli orari, le cose, eccetera, tutto deve corrispondere a quello che era il suo vecchio mondo, il suo vecchio mondo, il mondo borghese, e lo ricrea, ci riesce.
Tant'è vero che quando ritorna lui è convinto che questo esperimento abbia funzionato, cioè si riconferma in quella che era la sua idea dell'ordine. E esattamente il contrario invece vuole fare Thoreau. Thoreau non vuole assolutamente creare un altro, ricreare quel mondo da cui è uscito, ma ne vuole creare uno nuovo, e l'ordine della foresta. Qui mi viene in mente, ad esempio, un altro grande autore straordinario, Tagore. Tagore parla dell'ordine della foresta. C'è un ordine, c'è un'armonia, c'è una civiltà che noi abbiamo dimenticato, ma che dovremmo riscoprire. Ecco, questo secondo me è di grande interesse, cioè scoprire, capire bene il senso di questo esperimento di Thoreau. Ritrovare la natura selvaggia, altro tema importantissimo, la wilderness. Beh, questo è largamente noto, il cantore della natura selvaggia è Thoreau. Che significato ha questo? Qui c'è un mutamento di paradigma assolutamente fondamentale per l'etica ambientale. Comincia qui l'idea che dobbiamo interrompere un'idea, una tradizione, un paradigma, se volete, che è quello che si può identificare con l'etica della frontiera. Parlo di etica della frontiera perché nel mondo americano era proprio questo l'idea della civiltà. Dobbiamo conquistare territori e questi territori selvaggi, l'uomo bianco non ha soltanto il diritto, ma ha il dovere di conquistarli. È un dovere che gli ha dato Dio perché si tratta di recuperare alla civiltà ciò che non è civile. Quindi è una missione civilizzatrice quella dell'etica della frontiera. Conquistare, dominare è proprio l'idea della conquista della natura. Quindi la natura deve essere addomesticata, deve essere domata, addirittura proprio nel senso del nuovo paradiso, del nuovo Eden. Qui Thoreau ribalta completamente questo paradigma, dice che invece è la natura selvaggia che noi dobbiamo salvaguardare e recuperare. Dice addirittura una frase molto potente, che nella natura selvaggia è la salvezza del mondo. Quindi è lì che noi dobbiamo trovare le forze, lui dice il tonico, il vigore. E quindi non depotenziando, ma trovando proprio lì la forza di un rapporto diverso, che è un rapporto, ecco, qui arriviamo al punto, secondo me, più delicato e affascinante. La simpatia, l'amicizia con la natura, cosa che non è facilissima per noi educati così nella tradizione dell'Occidente, parlare di amicizia con chi non è umano, con chi non ha un volto umano, difficile farlo con gli animali, difficile farlo con la natura. E Thoreau parla di amicizia con gli alberi, lui sente una parentela profondissima, dice che siamo identici, abbiamo. E questo poi, tra l'altro, devo dire che gli studi di neurobiologia vegetale ci stanno dando delle indicazioni sul cervello degli alberi, su com'è la loro vita, che sembrano in qualche modo prefigurare, diciamo, le intuizioni poetiche di Thoreau. Cioè c'è una profonda somiglianza tra noi e gli altri. Dovremmo sentirli amici, fratelli. E questo allora, questa simpateia, proprio nel senso greco, ritrovare questa comunanza, il senso dell'amicizia. Ecco, lui dice: io quando vado in una foresta mi sento circondato da amici. C'è una pagina bellissima nei suoi diari in cui la descrizione del taglio di un abete è assolutamente straziante, perché è la descrizione della morte di un cavaliere antico. Lui vede questo albero, dice quest'albero maestro sulla collina, lui lo descrive splendidamente, quindi nella sua maestosità, e viene progressivamente tagliato e questo albero resiste e poi alla fine cade, ma cade con una dignità, con una maestosità. E qui cade proprio come un cavaliere antico che si avvolge nel suo mantello, è la chioma dell'albero, cade e si riposa. Ecco, sarà questa la sua dimora. E gli omuncoli, lui lo chiama così, fuggono dal luogo del delitto.
Ecco, questo è estremamente affascinante, questa idea di il dolore della morte di un albero, della perdita di un amico e sentirsi all'unisono con la natura. Tant'è vero che Thoreau dice, quando io sto bene e quando sono, mi sento in simpatia con la natura. Ecco la mia sanità, il mio ritrovarmi in... Ora, questo, per ritornare a noi oggi, e tantissime cose si potrebbero ancora dire sull'approccio di Thoreau, sull'idea di preservazione, perché io credo che qui proprio è l'ideale della preservazione della natura. L'uomo è certamente una presenza, ma è una presenza che dovrebbe essere la più discreta possibile, direi in punta di piedi. Ci sono passi di Walden in cui Thoreau avverte quasi con disagio il lago che solca, cioè la barca che solca il lago, già è quasi un turbamento. Quindi, la sua idea di wilderness è un'idea molto profonda e anche molto esigente. Esige che l'uomo si ritragga il più possibile dalla natura. Qui poi c'è anche tutto un altro discorso importante che lo sappiamo benissimo, tanto l'idea del paesaggio, che il paesaggio non appartiene a nessuno, che il paesaggio è libero, quindi la sua polemica contro i proprietari che erigono barriere, steccati, eccetera, e che quindi perdono completamente l'idea di quella che è il senso religioso della bellezza della natura. Quindi il nostro impegno a far sì che questo sentimento permanga. Ora, l'idea della preservazione esige, è molto esigente, ripeto, e dà origine ad un filone dell'etica ambientale estremamente importante, che è poi il filone dei parchi, di John Muir, degli Amici della Terra, di tutti coloro, tra l'altro anche Aldo Leopold. Aldo Leopold, come voi sapete, è l'autore di Land Ethic, Etica della Terra, dove il messaggio di Thoreau viene ribadito. Aldo Leopold stesso farà un esperimento analogo a quello di Thoreau. Tra l'altro è anche interessante perché Aldo Leopold, che tra l'altro è stato tradotto in italiano abbastanza recentemente, quindi vi consiglierei chi è interessato a leggerlo, parla dell'amore nei confronti della terra, un amore, quindi un'etica che nasce da un sentimento di amore ed è fondata proprio sulla riconoscimento della bellezza della natura. Lui compie questo esperimento, anche lui come Thoreau va a vivere da solo in completa solitudine, tra l'altro morirà per salvare il suo bosco che si stava incendiando e quindi darà la sua vita, ecco, proprio come estrema testimonianza della sua fedeltà alla terra, l'etica della terra. Allora, in questi autori, che diremmo potrebbero in certo modo appartenere, se volessimo fare una classificazione, a quello che nell'etica ambientale si chiama la deep ecology, cioè l'ecologia profonda, cioè un'ecologia che ci richiede un cambiamento profondo delle nostre abitudini e direi anche una trasvalutazione dei nostri valori, perché certamente qui l'antropocentrismo viene decisamente superato, direi che viene negato. Potremmo parlare in certo modo di una visione biocentrica, anche se io vi confesso qualche difficoltà ad applicare questo paradigma Thoreau e quindi la ritengo questo apparentamento alla deep ecology da prendere con una certa cautela. Però ecco, certamente il modello che ci viene proposto è quello rigoroso, severo della preservazione. La natura deve essere preservata, gli interventi dell'uomo dovrebbero essere limitati il più possibile e dovremmo mantenere la natura selvaggia nella sua assoluta intangibilità. Recentemente ho visto che c'è un movimento che si chiama Rewilding Nature in Europa che proprio riprende l'idea di Thoreau, la fa sua, cioè ritrovare, ricostituire la natura selvaggia, ridando ad esempio ai boschi, ai rivi, tutta la loro selvaggeria e cercando di limitare il più possibile la presenza umana. Se qualcuno è interessato,
fatto, io poi darò dei riferimenti. Si chiama Rewilding Europe, è una rinaturalizzazione. Restauro fluviale, far tornare un bacino allo stato antico, restituire la natura a castori, cavalli, aironi. Quindi è interessante questo. Secondo me poi il messaggio di Thoreau della wilderness che dovrebbe essere al centro della nostra attenzione. Il secondo filone che avevo accennato è ispirato a un nome, secondo me straordinariamente importante, questa volta di un geografo che è Élisée Reclus. Reclus, lo spelling, Reclus. Reclus nasce nel 1830, muore nei primi anni del Novecento, geografo anarchico. Sottolineo questo perché è interessante il suo essere anarchico, perché lo è in un duplice senso, certo, lo è proprio nel senso politico, vicino a Bakunin, a Kropotkin, ma lo è anche nel senso, direi, della metodologia, nel senso che veramente in lui la geografia si mescola finalmente, in un senso quasi di anticipo della complessità, a discipline le più diverse. Per cui questa felice anarchia del suo pensiero, ecco, ci regala una visione che io trovo di grande, secondo me, di grande fascino, che adesso cercherò brevemente di illustrarvi. Élisée Reclus scrive quest'opera a cui io mi riferirò, che si chiama L'homme et la terre nei primi anni del Novecento, e la sua idea guida è che l'uomo è la natura che è diventata cosciente di se stessa. L'uomo è la natura che è diventata cosciente di se stessa. È una frase straordinaria, perché significa che il rapporto tra uomo e natura è così stretto che l'uomo è la coscienza della natura. Non c'è più la separazione uomo e natura. Noi siamo e dovremo soprattutto sentirci la coscienza della natura, il che significa assumere su di noi la piena responsabilità della natura, di cui dovremmo avvertire, anche qui viene detta, la straordinaria bellezza. Anche Reclus è innamorato della natura e vaga per i boschi, proprio come faceva Thoreau, perché ritiene che il geografo questo debba fare. A me è piaciuto ripensare, forse lo ricorderete anche voi, un passaggio del piccolo principe che incontra il geografo. E il geografo si presenta come una persona che sa dove stanno i torrenti, dove stanno i laghi, dove stanno i monti. Ma tutto questo lui lo sa perché sta nello studio. E queste cose, queste informazioni gli vengono riferite da persone che viaggiano. Ma il geografo sta nello studio. Ora, Reclus è proprio esattamente il contrario. Il geografo è per lui è quello che vaga nella natura, che non si stanca mai di vagabondare nella natura. Quindi questo accomuna molto il vagabondare, l'arte del vagabondare, sia Reclus che Thoreau. C'è però una differenza importante in loro, e cioè Reclus ha un atteggiamento diverso rispetto al tema importante della preservazione. Abbiamo visto che in Thoreau la preservazione è l'ideale, quindi dovremmo attenerci, rispettare la natura selvaggia, cercare di contaminare il meno possibile. In Reclus c'è invece l'idea di una collaborazione possibile e auspicabile tra l'uomo e la natura. Cioè l'uomo è certamente tenuto, per le ragioni che abbiamo detto, l'uomo è figlio della natura, l'uomo è coscienza della natura, è tenuto a rispettarle, cioè, ma si deve anche impegnare, per così dire, ad abbellirla. Voi mi direte, ma cosa significa abbellire la natura? Può essere un'impresa presuntuosa, pazzesca. In realtà Reclus ha un'idea molto precisa, cioè lui tanto ha davanti l'imbruttimento spaventoso di cui è testimone,
Ci sono pagine veramente impressionanti, profetiche, in cui lui denuncia l'inquinamento delle città, l'imbruttimento delle città piene di fuliggine. Pensate, allora nei tempi già questo si sentiva con molta forza, ma soprattutto il fatto che le città perdevano il loro carattere, la loro individualità, venivano costruite da architetti che non avevano respirato quello che era, possiamo dire, lo spirito del luogo, quindi si limitavano a tracciare le vie come meglio loro conveniva. E questo Reclus lo trova un tradimento spaventoso dell'uomo nei confronti della terra. Denuncia altresì il fatto che già, ecco, comincia quell'edilizia che vuole conquistare la natura a profitto, a vantaggio del godimento, no? Della fruizione, e quindi le casette che vengono costruite con criteri già molto discutibili nei paesaggi cosiddetti pittoreschi, quindi l'attacco alla bellezza della natura per ragioni di tipo, diremo oggi, consumistiche. Quindi c'è in lui una prefigurazione nettissima dei pericoli che noi abbiamo constatato nei decenni e di cui dovremmo essere pienamente consapevoli. Però resta, io questo lo trovo di grandissimo interesse, resta comunque questa, almeno come sfida, l'idea che l'uomo sia chiamato comunque certamente a tutelare la bellezza della natura, a salvarla, però insieme, ecco, potrebbe abbellirla. E qui scusate, Reclus pensa proprio ad un'opera dell'uomo che noi, ad esempio, pensate, la nostra Liguria c'è un po' testimone, no? Pensate i terrazzamenti, pensate come l'opera dell'uomo è riuscita a ingentilire, potremmo dire con lui ad abbellire la terra senza tradirla, aggiungendo qualche cosa che è la cultura. Quindi lui possiamo dire che il binomio natura e cultura tende a trovare una conciliazione, naturalmente una conciliazione precaria, sempre da verificare, però certamente in questo modo viene segnalato un percorso diverso, che è certamente alternativo rispetto a quello di Thoreau, perché l'uomo non deve semplicemente astenersi, l'uomo può, in certo modo deve intervenire, perché questo è il suo ruolo. È molto interessante, e qui allora noi arriviamo ad un altro tema che coinvolge la biodiversità e che coinvolge il rispetto degli animali. Reclus è molto sensibile al destino degli animali. Reclus è vegetariano, scrive delle pagine bellissime sulla macellazione, sulla morte degli animali, ma soprattutto è molto sensibile al destino degli animali nella società, così come si viene disegnando, e trova che lo stesso destino coinvolge uomini abbrutiti da un lavoro sempre più alienante, alienato, e gli animali. Questa accomunare i destini di soggetti che sono stritolati, che diventano macchine. E qui vedete, io sono fortemente impressionata perché quello che noi oggi constatiamo quando vediamo gli allevamenti intensivi, quando vediamo le immagini spaventose che ci vengono consegnate di animali che sono abbruttiti, imbruttiti spaventosamente proprio in relazione a quelli che sono i nostri bisogni. Ecco, qui lui aveva già detto questo. Cioè che gli animali vengono pensati da noi in relazione ai nostri bisogni, alle nostre esigenze alimentari. Per noi ormai sono diventate delle macchine. Queste cose Reclus le scriveva nell'Ottocento, ma sono profetiche oggi. Di questo parlerà in una delle prossime conferenze la nostra. Eccoci finalmente. Scusate, e chi è? Io faccio le Beh, cioè, proposte eccoci qui finalmente, non posso che dare il benvenuto, il ma paranormale.
Signor Fasce, immagino che sia lei che in questo momento si collega con noi. Sì, è lui, ma forse gli ho disattivato l'audio perché disturbava, ma forse parlava con qualcun altro, non Beh, so. allora, io mi dispiace che abbia parlato con qualcun altro, adesso sono No, contenta magari però. che sta parlando con noi, non posso che esserne lieta, quindi lo saluto e gli do il benvenuto. Bene? Sì, benissimo. Perfetto. Allora, penso che non avendo seguito niente, non posso che dire, signor Fasch, se ha qualche cosa da dire, la dica, io sono pronta a disposizione, stavo quasi per concludere il mio percorso ormai potrebbe terminare qui, lei è intervenuto, ci ha detto che finalmente ci sente e noi siamo molto lieti di sentire che lei ci sente. Bene, mi fermo qui. Mi fermo qui nel senso che vi ascolto. Penso che sia stato abbastanza chiaro il mio percorso. Ho delineato due modelli, due paradigmi di bioetica ambientale ispirati rispettivamente a due pensatori importanti. Ho cercato di darvi gli elementi per una discussione e quindi anche per segnalare come gli insegnamenti di questi due autori possano essere, a mio avviso, importanti per cercare di definire oggi quello che potrebbe essere il nostro rapporto e anche le soluzioni che noi potremmo dare. Stiamo parlando di transizione ecologica, questa è la grande sfida. Allora, ritenete che sia più proficuo il paradigma di Thoreau oppure pensate che forse è più praticabile in certo modo quello del nostro Reclus? E devo dire che Reclus poi ha trovato un epigono nei nostri giorni in un filosofo che si chiama John Passmore, La nostra responsabilità per la natura, che ha un atteggiamento, potremmo dire, di antropocentrismo illuminato, cioè un antropocentrismo che è moderato, che si appella all'uomo, alla sua gestione responsabile della natura e che quindi rappresenta una via certamente molto meno radicale di quella espressa da Thoreau e tuttavia una via, a mio avviso, che ritengo fattibile, praticabile, forse per i più. Non possiamo certo pretendere una conversione ecologica di massa. Quello che noi potremmo forse cercare di, con il nostro insegnamento e il nostro esempio, di trovare delle soluzioni che siano le più appropriate. Mi viene in mente, ad esempio, che dovremmo parlare molto del destino delle città. Le cose che scrive, ad esempio, Renzo Piano, io le trovo di grande bellezza, e la sua idea del rammendo, di come noi dovremmo anche operare sul territorio in maniera non dura, ecco, potremmo rammendare, è un'espressione che io trovo di grandissima bellezza, perché allude alla pazienza, allude anche a interventi che siano fattibili e che siano anche non eccessivamente costosi. Quindi ci sono tutta una serie di percorsi. Ora, direi che questi due autori ci segnalano due direzioni possibili. Io ho cercato di trasmettervi il più sinteticamente possibile quello che è stato il loro insegnamento e quindi stare a voi trarre poi da questi gli spunti che vi sembrano più idonei. Vedo che Pinuccia chiede di intervenire. Grazie. Sì, grazie Luisella. No, io ho trovato interessantissima, veramente molto interessante la tua relazione. E la prima riflessione che facevo sul pensiero di Thoreau è di due tipi. La prima è avevo fatto uno studio tempo fa in ambito di diritto romano su come la tutela degli alberi nasce nel diritto romano, in particolare nel diritto giustizia. Neo, e dove veniva fuori appunto che gli alberi erano tutelati come diciamo nell'ottica della difesa del patrimonio agrario della Civitas, e con una visione però molto diciamo sì, già di dominio ecco della natura, dove al centro c'era il patrimonio della Civitas, ma quest'idea anche di danno ambientale che nasce proprio in questo contesto si sviluppa in questa direzione. E quindi trovavo invece molto interessante questo tuo
tuo riferimento alla cultura greca, insomma, molto, molto diverse. Quindi mi piacerebbe che così questa cosa fosse anche evidenziata. Poi l'altra questione riguarda la rinaturalizzazione. Credo che anche questo sia molto interessante, perché oggi, tradotto nell'ottica dell'impegno ecologico, sono gli obiettivi, anche definiti tra l'altro a Glasgow, di ripristinare una percentuale di biodiversità. Quindi io, ad esempio, ho provato a farlo nel mio territorio dove ho amministrato, ho fatto diversi ripristini, diciamo, proprio recuperando il territorio, soprattutto alcune caratteristiche naturalistiche del territorio, ma non è facile, è molto difficile fare queste operazioni di ritorno proprio totale alla natura. Ecco, invece, rispetto all'altra prospettiva, che peraltro appunto mi piace molto, perché diciamo sembra quasi che sia quello quando dicevi abbellire la terra senza tradirla, e la consapevolezza anche del danno ambientale nasce anche lì, insomma, il danno ambientale come che per noi poi è esasperato, no? E dove invece il rapporto tra natura e cultura può forse, diciamo, dare una chiave di lettura. E qui mi veniva in mente invece tutto il tema di un rapporto diverso con l'agricoltura, che poi tu hai già citato, quindi anch'io avevo scritto immediatamente allevamenti intensivi, agricoltura intensiva, e quindi invece una prospettiva nuova di agricoltura sostenibile, che è quella che ci ha un po' raccontato anche Vandana Shiva, e che abbiamo scritto anche un po' nel volumetto Spigolatrici d'ambiente. Esattamente, certo. Grazie, certo. Grazie molto, tanti suggerimenti, ti sono grata. Perché il discorso che tu hai introdotto sia ci richiama a un rapporto con la tradizione, che sia quella del mondo romano che del mondo greco. Io so che molto attento al mondo romano è Paolo Maddalena, che proprio insiste molto sul tema della comunità, di come nel diritto romano non ci fosse il discorso assolutamente moderno dei diritti, perché noi insistiamo molto sul tema dei diritti, quindi dei diritti della natura, dei diritti degli altri, e io trovo che sia molto affascinante anche recuperare invece questo senso di una comunità in cui ci sono questi i beni comuni di cui noi adesso stiamo lavorando, di cui siamo in cerca. Il danno ambientale, vedete, sono tutti dei concetti che grazie al cielo, sono già emersi negli anni 70, però ne stiamo prendendo coscienza sempre più oggi, e direi che in questo momento avvertiamo drammaticamente come noi ci dobbiamo impegnare. E noi soprattutto, ecco, mi fa piacere che tu abbia rievocato Spigolatrici d'ambiente, c'è un modello, che è il modello della cura. Nell'ecofemminismo questo emerge con grande forza. Dobbiamo, e non è un modello soltanto femminile quello della cura, dominio forte, duro, la cura è il sentimento dell'appartenenza, quindi questo noi lo dovremmo trasmettere, e quindi grazie perché hai dato una testimonianza importante. Poi naturalmente nel corso di questi nostri incontri ci saranno tantissimi approfondimenti, io qui mi sono limitata così ad offrire una panoramica di tipo molto generale, facendo riferimento a quelli che sono i miei studi bioetici, ma voi naturalmente mi darete moltissimi spunti che sono di grandissimo interesse. Adesso vedo, saluto con grande gioia Susi e Marianna, le mie care amiche da Susi, Marianna addirittura dalla Sicilia. Allora, Susi, forse tu per prima. Ciao, Susi, dai. Allora, mi è piaciuto moltissimo quello che hai detto, io li sposo entrambi, non mi puoi chiedere l'un l'altro. Perché io li amo tutte e due. Beh, Thoreau perché questo concetto dell'amicizia con la natura tutta, sì, flora, sì. Vabbè, la fauna è inutile, tu lo sai, no? Che a me piacciono, certo. Anche i topi, i vermi, le zanzare perfino. E quindi questo discorso sulla fauna, io mi sento in colpa tutte le volte che strappo la parietaria. Sì. E Reclus a maggior ragione, perché questo, figurati con gli allevamenti intensivi, sì, vegetariano. Io ho questo dubbio, però volevo chiedere a te e a tutti, anche visto il tuo cenno giustamente al Made in Italy e alla tradizione enogastronomica,
c'è questo ostracismo drammatico da parte di Coldiretti per quella che io, secondo me, come ricercatrice, vedo l'unica strada percorribile per chi desidera continuare a mangiare carne, che è la carne artificiale, che non ha nulla di di sconsigliabile, non ha nulla di non salutare per chi desidera continuare a mangiarla, però c'è proprio un atteggiamento di chiusura totale, perché non vogliono nemmeno stare a sentire. Certo. E quindi è come, da un punto di ne vista, parleremo, superare questa impasse. Perché, cara, guarda, questo è uno dei temi che mi sta più a cuore. Credo, io ho scritto, hai già parlato, articolo, non so se l'avete visto, ecco, l'ho scritto proprio nel senso che quando sento parlare di cibo Frankenstein, è come se questa carne fosse qualcosa di alchemico, di spaventoso, c'è proprio una grandissima paura, e soprattutto quello che mi spaventa è il blocco delle ricerche, perché le ricerche devono continuare. Coldiretti avrà tutto il suo interesse a fare, naturalmente, alla promozione dei prodotti, ci mancherebbe. Io sono per una bioetica liberale, l'ho dichiarato e lo dichiaro sempre, quindi va benissimo che i carnivori continuino a mangiare la loro carne, eccetera, che però non impediscano a chi desidera mangiare diversamente di poterlo fare. In questo spazio, veramente, in questo grande spazio che dovrebbe essere una società pluralista, e devono coesistere tutti. Ma per quale ragione un ministro mi deve venire a dire che ci sarà impedito, che saranno bloccate? Le ricerche stanno andando avanti meravigliosamente. Posso dire, come mio auspicio di vegetariana da sempre, che io trovo che sia la grande rivoluzione quella che consentirà finalmente di finire con la macellazione, il massacro degli animali? Quando finirà? Questo lo auspico. Questo lo auspico, ma naturalmente prima di arrivare a questo, e semmai ci arriveremo, si continueranno ad allevare e a macellare animali, ma nessuno questo può e vuole impedirlo. Ma quello che è intollerabile è che ci sia questo atteggiamento di diffusione allarmistico di notizie false, tendenziose, che dicono che c'è qualche cosa di malato, di alchemico, e che soprattutto è quasi un attacco alla salute. L'anno scorso, tu lo sai, nel nostro festival abbiamo ospitato fior di ricercatori dell'Università di Trento che da decenni stanno lavorando proprio su questo filone di indagine, con ottimi risultati. Ci vorrà molto tempo, probabilmente non so come si andrà a finire, ma quello che io trovo importante è che noi dobbiamo insistere su questo, su una visione pluralistica in cui ciascuno ha il diritto di scegliere, ma avere il diritto di scegliere significa che nessuno mi può negare questa possibilità e può stabilire degli interdetti e dei divieti. Quindi io sposo pienamente, e devo dire che da parte mia sostengo, non ho difficoltà a dirlo, questa strada, perché potrebbe consentire a chi non vuole rinunciare alla carne, ma si pone il problema etico, che è un problema, secondo me, veramente insolubile, della sofferenza, della morte degli animali. Chi ha tanta sensibilità, ecco, potrebbe trovare una risposta, che secondo me è una risposta positiva, ma questo io lo affido alla coscienza di ciascuno. Quindi, guarda, parleremo anche di questo, e in un prossimo gruppo coordinato al Comitato di Bioetica e Problemi Bioetici dei Veterinari, di questo si discuterà, perché certamente è un problema dei veterinari anche. Dei veterinari più coscienziosi, come rapportarsi davanti a questa nuova possibilità. Grazie Susi, come sempre. Figurati, grazie a te. Allora, Marianna, la mia amica Marianna Gensabella. Allora, cara Luisella, morale, perché tutti ti conoscono, però ci sono gli amici dell'Equistituto che... Allora, Marianna Gensabella è ordinaria di filosofia morale all'Università di Messina, ha fatto parte del Comitato Nazionale per la Bioetica, ha scritto documenti molto importanti, e adesso è presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica sezione della Sicilia, quindi grazie di esserci, non potevo desiderare meglio. Grazie a te Luisella, e grazie anche per questo incontro. Io vorrei insistere su una parola che mi ha molto colpito nella tua relazione. La relazione è stata affascinante, ma quello che mi ha colpito è stata la parola che tu hai pronunziato ripetute volte, fascino, perché in effetti, secondo me, c'è una linea di congiunzione tra
il fascino che noi proviamo di fronte all'ordine della natura, il fascino di fronte alla bellezza della foresta di cui tu parlavi, no? Citando, mi pare, Thoreau, e al tempo stesso l'impegno a non turbare quell'ordine. Cioè mi sembra che qua, tu hai richiamato giustamente l'etica della cura, l'etica della cura parta, come diceva giustamente Reich, proprio da un atteggiamento di meraviglia, che è insieme meraviglia di fronte alla bellezza, ma ha anche un significato che non è solo della contemplazione della bellezza, ma dell'impegno a rispettare e curare quella bellezza, a farla continuare. Ora, questo mi sembra un punto molto importante per il festival e dedicato alla bellezza, ma anche per questa nostra transizione ecologica, perché il rischio qual è? Il rischio che noi facciamo tutto questo percorso ecologico a partire da una visione di antropocentrismo più che illuminato egoistico, nel senso che dobbiamo farlo perché se no, cioè un discorso un po' utilitaristico. Certo, se lo facciamo è sempre bene che lo facciamo, se riusciamo a farlo, insomma, potremmo anche accontentarci, ma io credo che dobbiamo essere più pretenziosi verso noi stessi, no? Dobbiamo essere più severi, dobbiamo cercare di mirare proprio al massimo. Il massimo qual è? Il recuperare proprio quel rispetto che nasce dalla meraviglia, perché se ci pensiamo bene, credo che proprio da là noi abbiamo un atteggiamento diverso, non più utilitaristico e quindi non più di dominio, perché se abbiamo un atteggiamento utilitaristico la tentazione del dominio, di cui tu dicevi, è sempre dietro l'angolo, mentre se recuperiamo la meraviglia, recuperiamo il rispetto, c'è qualcosa che è assolutamente diverso, è un atteggiamento assolutamente diverso, un atteggiamento verso la natura come altro. E quindi sì, non solo gli animali che tu ami tanto, non solo le piante che tu ami pure, tu sai che io insomma un po' difetto in questo amore. Un po' Mariana, ma io so che ti stai convertendo, sì, sia l'amore delle piante che degli animali. Che tenti di convertirmi. Sono convinta che il tuo terrazzo sì, sia pieno di piante curate e amate. Pieno di piante. Magari grazie a Zucca che è venuta di recente, può testimoniarti, portarsi questa testimonianza al comitato. Però ecco, certo, mano a mano che le piante, insomma, passa un po' di tempo, forse dovrebbe venire anche Luisella Battaglia. Sì, assolutamente. Voglio mettere in atto questo sguardo le piante. Comunque, grazie per questo incontro. Grazie, Mariana. E credo grazie. Che veramente dalla tua bella relazione, affascinante, potremmo trarre lo spunto per rileggere questi autori. Sì. Che tu hai tanto cari e su cui hai tanto lavorato anche in questa chiave. Sì, e soprattutto gli spunti che tu hai dato, perché adesso vedi, ripeto, questa è una relazione introduttiva che dice ci sono dei percorsi secondo me fertili, però poi veramente le decisioni importanti sono che cosa fare, perché noi sappiamo che ci sono dei conflitti tra il valore della bellezza da tutelare e quelli che sono i problemi energetici e quali sono le soluzioni più appropriate. Quindi noi aspetteremo dai nostri colleghi dell'Ecoistituto delle indicazioni che siano indicazioni importanti, precisi. Io per adesso mi sono limitata a illustrare quelle che sono le idealità, no? Quelle che sono i paradigmi a cui in qualche modo potremmo ispirarci, però le scelte che ci attendono sono veramente impegnative, sia come tutela del paesaggio che tutela degli animali. Io sono ad esempio rimasta molto impressionata una notizia recente, avrete visto il piaggiamento, le balene piaggiate, il problema ecco, le balene no, e pare che sia che ci sia una responsabilità, ma si vocifera, delle paleoliche, le paleoliche che possano disorientare. Delle paleoliche si era già parlato anche per il disorientamento che avrebbero provocato anche gli uccelli migratori. Quindi noi dobbiamo effettivamente tenere conto di tantissime variabili nelle scelte che noi dovremo compiere. E tu hai detto poi benissimo il tema della meraviglia. Non dimentichiamo, in principio era la meraviglia. Questo era il discorso dei greci, ecco il ritorno ai greci. E quindi è proprio la meraviglia davanti alla bellezza del corpo.
cosmo e il mistero, e questo ci dovrebbe sempre accompagnare, proprio quindi in punta di piedi. Io trovo che stare in punta di piedi tutto sommato sia un atteggiamento consigliabile. Grazie davvero Anna, grazie, perché poi la tua Sicilia nel cuore è la bellezza che noi dobbiamo preservare. Io poi ho scritto, riprendendo il discorso celeberrimo ed è ripetuto ampiamente di Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, e ho detto no, dobbiamo noi salvare la bellezza del mondo. Credo che davvero questo sia l'impegno che ci unisce, e il tema della cura è quello che secondo me è condiviso, credo che sia condiviso da tutti noi che stiamo partecipando a questo nostro incontro. Mi sembrava che Fasce volesse intervenire. Dottor Fasce. Sì, una prima cosa, buonasera a tutti, ho partecipato con interesse. Un'informazione che penso possa essere gradita a Luisella: a Quarto c'è una piccola oasi di verde, dove ci sono anche, è un piccolo appezzamento che ha preso mia figlia, Chiara Fasce, che là ci sono cani che fanno addestramenti, ma voglio dire addestramenti nel senso non di quelli duri, ma piacevoli, e credo che sia una cosa che non si sappia più di tanto, perché è appena nata, so, l'amore per gli animali, quindi questa informazione. Turò, forse sarà stato, diciamo, fatto sapere in precedenza, in qualche convegno, e magari me lo sono perso, ma vorrei aggiungere a tutto quello che ho sentito un aspetto di Turò che è riferito a salute e malattia. C'è un suo scrittino che parla di questo. Lui naturalmente non era il Superman, aveva un sacco di problemi, nonché la TBC, eppure se l'è portata dietro e ha fatto le cose che noi ricordiamo tutti. La parola chiave in questo senso non è solo per la natura in generale, ma anche per la natura di noi tutti, e cioè il senso del limite. Credo che questo sia un insegnamento di Turò che valeva la pena di mettere in evidenza. Grazie. Sì. Ma, scusa, il senso del limite, vorrei chiedere un pochino un chiarimento, perché devo dire che, ahimè, in Turò non riesco proprio a vedere, a parte che tu sai che Turò muore perché fa un bagno in un lago ghiacciato, quindi la sua incoscienza assolutamente proverbiale, il senso dei limiti, e non lo vedo neanche, perché mi sembra una persona che fa delle cose che sono assolutamente sconsigliabili, perché disobbedire, fare quello che fa, insomma, ci vuole proprio un bel coraggio da quei tempi. Non a caso poi in certo modo lui diventa ispiratore di Gandhi, anche se il tema della resistenza passiva è diversa dalla non violenza gandhiana. Quindi mi sembra una persona che limiti, non è, francamente te lo chiedo proprio come una domanda molto genuina, non riesco proprio a vedere in lui l'esempio di un'etica ispirata al senso del limite. Anzi, lo vedo molto portato invece i limiti a valicarli, a parte che a lui, come avevo detto, piaceva che i limiti non ci fossero, perché non tollerava che questi limiti, ad esempio, ho fatto l'esempio delle steccate, eccetera, tutto voleva essere illimitato, e quindi in lui c'è un senso della libertà, di un individualismo fortissimo, libertario. È un libertario nato, Turò, e lo è proprio, il manifesto del suo pensiero è libero. La sua salute è quella, è la salute dell'ambiente, lui vive in relazione a,
Ecco la sua salute. Il camminare, quel bellissimo libro, Walking, che lui scrive, è proprio basato sul fatto che lui ti invita. Ma che cos'è il suo camminare? Non è certo qualcosa di ginnico. Camminare è proprio nel senso che poi riprenderà, non dimentichiamolo, Nietzsche, nel viandante. E Nietzsche è debitore a Thoreau della figura del viandante. E il viandante non è il viaggiatore, il viandante è colui che gira e non ha una meta, e si ferma dove gli pare, e anche lì quando è catturato dalla bellezza, oppure si ferma perché i suoi pensieri. Quindi ecco, io ti confesso che questa idea del limite ho qualche difficoltà ad applicarla ad un autore così sregolato, nel senso, basta leggere quello che ha scritto, basta leggere la paginetica, si parla del corpo, non della mente. Parla del corpo. E allora qual è il corpo? E nonostante quello di limite, lui ha fatto le cose, ha finito dicendo, nonostante questi limiti che aveva personali, lui si è lanciato, ha fatto cose. Ah beh, allora siamo assolutamente d'accordo, sì, assolutamente. Basta capirsi. Basta capirsi, dato che tu forse, scusa, sei intervenuto non sentendo, allora io ho voluto precisare, perché mi sembra che tu non abbia seguito. Come sono intervenuto non sentendo? In che no, senso nel senso che, non... che tu non avevi... No... Scusa, a un certo punto tu sei intervenuto, nel senso che non eri collegato, mi pare. Ma niente affatto, ho sentito tutto. Ma allora scusami, a un certo punto c'è stata questa irruzione, la tua voce, perché mi è stato detto, qualcuno ha detto, non parlava per i fatti suoi, e allora per questo che mi sono permessa di dire. Perché ho avuto una telefonata... Ma quella che non ti devi giustificare in alcun modo. Ma sì che mi devo giustificare. No, assolutamente, semplicemente questo. Probabilmente Io ho chiuso il video, ho chiuso anche l'audio per non dare disturbo per questa cosa. No, la tua voce io ho sentito tutto. Io ho seguito tutto. Ho seguito tutto. Perfetto. Quindi ho parlato con cognizione di causa. Va bene, allora io ti invierò i miei saggi su Thoreau, così poi tu leggerai e ti farai ancora maggiormente, come io mi farò, inviami quello che tu hai scritto e così potremo confrontarci. Benissimo. Anche successivamente, va bene? Grazie. Benissimo. Gianfranco Porcile. Ma io volevo condividere con voi una poesia di Walt Whitman che a me piace molto, magari la conoscete già. Si chiama Foglie d'erba. Come no? Io credo che una foglia d'erba non valga affatto meno della quotidiana fatica delle stelle. E la formica è ugualmente perfetta come un granello di sabbia, come l'uovo di uno scricciolo. E la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi. E il rovere ampicante potrebbe ornare i balconi del cielo. E la giuntura più piccola della mia mano, qualsiasi meccanismo, può deridere. Questo mi sembra che davvero sia una descrizione molto poetica, ovviamente, ma anche molto calzante della bellezza del creato, della natura, di cui... abbiamo cominciato a parlare stasera e continueremo poi in tutte le volte successive. Parlando di Thoreau, mi avete fatto venire in mente Christopher McCandless, che è un ragazzo che era ispirato da due autori, uno è Jack London e l'altro è Thoreau, che quando ha conseguito la maturità, invece che mettersi a cercare la facoltà universitaria, eccetera, per cercare di lavorare, di guadagnare, eccetera, ha voluto seguire in un certo senso l'esempio di Thoreau, è andato a vivere in mezzo alla natura in Canada, e lì poi anche lui ha trovato la morte. Sì. Ed è raccontata la sua storia. C'è un film. Into certo. The Wild, sì. Di Sean Penn, che certo. È molto bello, e anche Cognetti poi lo ha ripreso in un film documentario che è uscito l'anno scorso. Cognetti è quello che ha scritto Le otto montagne, anche lui è un amante della natura e della montagna.
Quindi, grazie. Io ricambierei questo bellissimo omaggio di Walt Whitman con una tra le tantissime, tra i tantissimi brani di Thoreau, c'è questo che io trovo molto bello, la felicità della natura. Stamani, nel raccogliere un pezzo di buccia di castagna, mi avvidi, osservando la sua grana e la sua fattura, la sua forma e il suo colore, che era fatta per essere felice. Legno, terra e creta esistono per la gioia. Pensi forse che il fiume Concord avrebbe continuato a scorrere per tanti milioni di anni, qualora non fosse stato felice? Se si fosse sentito miserabile nel proprio letto, stanco dell'esistenza, se avesse maledetto il suo creatore e l'ora in cui prese a scorrere, io lo trovo bellissimo. E tu hai detto giustamente la bellezza della creazione. Ora noi dobbiamo anche aggiungere questo, che noi, grazie a Bergoglio e a Laudato Si, noi veramente abbiamo avuto la straordinaria fortuna di trovare questo, finalmente, questo recupero della creaturalità e il senso forte, religioso del rispetto della natura, che è molto diverso, ecco, perché qui sempre per troppo tempo, ecco, la confusione tra la visione pagana del cosmo, eccetera, e la visione, certo, la religiosità. Qui nel Laudato Si viene affermato con estrema nettezza che questa è la nostra casa, viene recuperato il messaggio di Francesco, e in Francesco c'è questa idea, tutti lo sappiamo, della creaturalità. Ora, io trovo che l'idea della creaturalità sia fondamentale in un'epoca in cui sempre più crescente è il pericolo della meccanizzazione, la riduzione degli animali a macchine, e tutta questa riduzione che viene a contrastare l'idea della creaturalità, la preziosità di ogni creatura. Quindi richiamare adesso questa felicità delle creature più umili, il fiume, eccetera, io l'ho trovato già un'intuizione straordinaria. E ripeto, Laudato Si, a mio avviso, rappresenta un grandissimo punto di svolta che dà ai credenti veramente degli spunti importanti per sostanziare la loro meraviglia, la loro ammirazione. Quindi, beh, insomma, io sono molto contenta. Penso che Franco forse possa dire qualcosa. Franco Meschini o Franco Manti. Dai, Rosella, posso provare io? Sì. Allora, Flash, l'idea con la quale tu sei partita, quella del cosmos degli antichi greci, ci riporta a una questione, no, che è etimologica ma è concettuale, molto importante. Cioè, cosmos, tu hai detto, vuol dire bellezza. Vuol dire bellezza armoniosa. Cioè, l'elemento che i greci sottolineavano era quello dell'armonia. Per loro la bellezza, per esempio, era la bellezza di un partenone, cioè di una costruzione di grandissima armonia situata, no, su una acropoli, quindi su una collina. Quindi loro avevano una visione che andava in questo senso e che li ha portati anche a concepire la bellezza di una disciplina che molti non considerano particolarmente bella, che è la matematica. Loro erano dei grandi cultori della matematica, consideravano la matematica come una forma di purificazione e di avvio e di accesso alla filosofia, da Pitagora a Platone. Detto questo, e quindi di questa visione, diciamo, matematica, no, che loro avevano anche del cosmos, della bellezza, va detto che però avevano anche una visione ambivalente, perché Platone ci ricorda che la nostra non è come la nostra patria non è questa terra. La nostra patria è nelle regioni del celesti, dell'Uper Uranos. Questo lo dice chiaramente nel Timeo, c'è un passo celeberrimo del Timeo nel quale ci ricorda questa nostra sorta di alterità fra il mondo nel quale siamo costretti in qualche modo a vivere e quella che sarebbe la nostra vera patria. Ora, io credo che questi discorsi siano importanti perché ci portano alle radici della nostra cultura e sia molto interessante ragionare su questi temi. Ma andando avanti su questo, potremmo dire che noi potremmo fare un discorso che riguarda per l'oggi un certo tipo di visione dell'ambiente
e il ruolo che l'antropizzazione ha avuto nella determinazione di bellezze ambientali e culturali, tant'è vero che noi oggi parliamo di beni ambientali e culturali, che sono fusi fra di loro e che caratterizzano effettivamente la bellezza della nostra realtà, in particolare della realtà italiana. Quindi, se tu dicevi le due strade, no, che tu hai proposto, sì, sì. Ecco, personalmente, se devo scegliere una strada, no, se vogliamo, tu hai fatto questa, chiamiamola anche una sorta di riflessione, provocazione intellettuale a scegliere la strada, io non scelgo, non le sovrappongo, cioè vado nel senso adesso mi sfugge il nome del geografo francese, mi sfugge in questo momento il nome. Perché? Perché ci dà una soluzione che ci consente di meglio gestire un fatto che è ineludibile ed irreversibile, cioè l'antropizzazione della natura, certo. Il rapporto con la natura. Sotto questo profilo, allora, e non la faccio più lunga del dovuto, spero, dovremmo ripensare due cose. Da una parte il tema dell'ambiente, e cioè ridefinire l'ambiente come la risultante di una rete di relazione fra tutto ciò che compone l'ambiente, ivi compreso gli umani che stanno nell'ambiente, e che è continuamente dinamico e in continuo movimento. Una delle cose che ci ha fatto capire il pensiero della complessità è proprio questo continuo flusso di materia e comunicazione fra tutte le componenti. Non a caso Edgar Morin ci dice che non è una visione olistica, è una visione ologrammatica, nella quale contano tutte le parti componenti, ognuna per ciò che è e per quel tipo di flusso relazionale che consente di mettere in relazione con le altre parti. Ecco, noi con le nostre specificità umane siamo calati dentro questa rete. Siamo una parte importante, ma insieme a tutte le altre parti che costituiscono la rete e generiamo ambiente. Cioè ogni volta che noi decidiamo di fare qualche cosa, interveniamo, insieme ad altri, ad altre componenti, generiamo appunto l'ambiente. Dentro la generazione di questo ambiente, come specificità di noi umani, della nostra specie, c'è, fra l'altro, quella di essere una specie manipolatrice. Questo non lo dico con un termine valoriale negativo. Siamo quello che siamo così. No, è una caratteristica specie specifica dell'animale Homo sapiens, così come ci siamo autodefiniti. In questa caratterizzazione manipolatrice, che ha un intervento particolarmente forte rispetto alle altre componenti dell'ambiente, ci stanno anche, appunto, i nuovi progressi che ci proporre l'analisi, la ricerca scientifica. Quindi anch'io sono assolutamente d'accordo sulla posizione di Luisella e di Susi riguardo alla, per esempio, il tema della carne non derivata in laboratorio, ma prodotta appunto, prodotta in laboratorio, prodotta attraverso il laboratorio. E la posizione di Coldiretti deriva, e dal nostro ministro, deriva da due preoccupazioni. Allora, una parte, secondo me, è scarsa conoscenza, diciamola proprio terra a terra. No, si fa presto a parlare di Frankenstein, eccetera, senza conoscere. La seconda cosa, però, che è quella che più da un certo punto di vista è importante, è quella che vengono individuati determinati interessi. Ora, lavorare sulla carne sintetica, la carne di laboratorio, vuol dire mettere in discussione una filiera produttiva enorme. Assolutamente. Che produce denari, che incide in PIL, che produce, che ha dei lavoratori che ci dà. Per cui, naturalmente, che cosa si fa? Si fa leva su questo elemento. Allora, noi dovremmo far dire che nella riconversione verso il green, nell'economia circolare, deve rientrare anche una riflessione che riguarda questo tipo di aspetti. Perché se noi parliamo di... non ci può essere una riconversione di economia circolare con gli allevamenti intensivi. Non è serio pensare a una cosa del genere, non ci sta. Questo bisogna dirlo con estrema chiarezza, ancora altre forme di allevamento, ma l'allevamento intensivo, così come lo conosciamo, come sono gli allevamenti di maiali della pianura padana, non c'entrano nulla, sono antitetici, cioè non sono compatibili. E hai perfettamente ragione. È importante, cioè, sottolineare ed affrontare, e incidono nella determinazione dell'ambiente in termini particolarmente negativi, lo sappiamo, adesso non sto a spiegare la mucillagine dell'Adriatico e tante altre cose. Quindi noi dovremmo cercare nelle nostre discussioni, nella nostra visione delle cose, di portare avanti un'idea che
da una parte ci dice noi dobbiamo salvaguardare e rammendare, il concetto di rammendo è un concetto tipico dell'etica della cura, cioè Entronto lo propone spesso nei suoi testi, ma dobbiamo pensare che questo rammendo è comunque un rammendo che deve essere fatto con una logica tipo quella del Partenone, cioè di un'antropizzazione all'interno dell'ambiente che genera nuovi ambienti e che può generare anche ambienti particolarmente belli, e che quindi la bellezza non è soltanto un ritorno, secondo me impossibile, fra l'altro, una sorta di natura selvaggia, edenica, o edenica anche che sia. Poi la natura edenica è molto ideale, perché la natura selvaggia non è tanto edenica, lo sapeva anche Thoreau, ma ha una visione della natura e come ambiente, cioè l'ambiente come continuo, nel termine che dicevo prima. Ho parlato anche troppo, vi ringrazio. No, grazie. Io volevo precisare che il mio intervento è stato rapidissimo e proprio direi anche emotivo. E questo avete capito benissimo qual era il senso, però ci tenevo molto, tu hai fatto benissimo a sottolineare tutta la complessità estrema e tutto quello che comporterà, e io non lo sottovaluto minimamente, ma di questo io credo che è talmente importante questo argomento che dovremmo proprio trattarlo a parte, perché mette in questione il nostro rapporto con la scienza, con la tecnologia, con noi stessi, con la visione, perché poi sai, è un fatto simbolico il cibo, quindi proprio l'antropologia viene chiamata in causa, quindi questo è semplicemente rinviato secondo me. Sono assolutamente d'accordo con te. Senti, la Federica, Madonna, ecco, vedo che c'è la sua mano. Sì, eccomi. Allora, innanzitutto io sono rimasta affascinata dalla lezione. Infatti non vi nascondo che il tempo è passato, ma io non me ne sono proprio accorta. Ero talmente intenta nell'ascoltare e nel prendere appunti che ho perso completamente la cognizione del resto. Volevo solo fare una domanda per capire io e poi anche una curiosità. Quando Thoreau dice che il fine, il suo fine, o meglio quello che lui si aspicherebbe, sarebbe quello che l'uomo riuscisse ad interpretare il linguaggio della natura, ossia i cosiddetti aforismi intraducibili, no? Quindi mettendo in evidenza quindi la volontà di tornare al tempo ciclico della natura, la libertà, l'ecologia della libertà, quindi la natura che si rimpadronisce di se stessa. Volevo chiedere, ma quindi il fine dell'uomo è nella ricerca della comprensione del senso della natura? E questo che cosa gli conferisce? La possibilità di essere felice insieme alla natura o nella natura? Ecco, allora, questo volevo chiederlo. ma cara, adesso si apre un enorme meraviglia. Okay. E mi fai capire quanto sono stata, diciamo, frettolosa e saltando dei passaggi importanti. Thoreau fa riferimento a questo pensando alla figura del poeta. È il poeta che riesce, questa è proprio la visione dei trascendentalisti americani, e al poeta che in qualche modo è dato questa possibilità di tradurre ciò che è intraducibile, e quindi, ma a tutti noi però, questa capacità di cogliere, e c'è, ripeto, un concetto che io purtroppo mi sono dimenticata di accennare e lo dirò in conclusione, epicità del quotidiano, che è un concetto bellissimo, e cioè il quotidiano è bello se noi sappiamo, educhiamo lo sguardo a coglierlo. E Thoreau scrive una pagina bellissima su un tramonto che gli capita di vedere in un pomeriggio qualunque, e lui rimane abbacinato da questa bellezza sapendo che questo tramonto si ripeterà infinite volte e che farà godere gli uomini dopo di lui. Ma questo tramonto non è qualche cosa di spettacolare, di insolito, spettacolare certamente lo è, ma questa bellezza noi dobbiamo scoprirla ed è vicino a noi. E come dicevo, Thoreau non è che vada lontani in luoghi esotici a scoprire chissà quali, come spesso noi tendiamo a fare, no? Pensando che la bellezza la dobbiamo scoprire nei luoghi più impensati e nelle vicinanze che lui ci invita a farlo, scoprire la bellezza vicino a noi, epicità del quotidiano, cioè il quotidiano nasconde in sé un epos, e se noi siamo in grado di coglierlo, ecco qui il riferimento appunto a un epos che noi abbiamo perduto, perché noi, ecco qui la bellissima sua immagine, stiamo diventando strumenti di strumenti. Questa sua critica all'industrializzazione, la quieta disperazione
che affligge l'uomo moderno. Guarda che questo simbolo, la quieta disperazione, è qualcosa di terribile, quieta disperazione. Cioè noi siamo disperati ma siamo anche quieti e siamo rassegnati alla disperazione. Allora è lì che lui vuole svegliare e dire sappi che nel contatto con la natura tu potrai, se vuoi, ritrovare le forze. Ecco. Poi naturalmente, giustamente, ha detto Franco che non c'è questo mito, la natura è assolutamente, Toro lo sa benissimo. Però lui avverte proprio che c'è questo pericolo da cui ci dovrebbe mettere in guardia, e sarà in questo ritrovare la consonanza con la natura, proprio la simpatia. Guarda, se voi, ci sono infinite i passi, ma questo ad esempio degli alberi, della comunanza, di come sono fatti gli uomini e gli alberi allo stesso modo, è di una tale... Ecco, allora... Vi sono, a proposito della salute, vi sono molti modi di sentire il proprio polso. In uno stato di salute l'esperienza continua rappresenta di per sé una sensazione o un sentimento piacevole. Per esempio, in tali condizioni io mi sento perfettamente all'unisono con la natura, e la percezione o anche solo il ricordo di un qualche fenomeno naturale è sempre accompagnato da un sottile fremito di piacere. Le forme e i colori dominanti mi offrono musica e bellezza, ma nella malattia tutto cambia. E allora ecco, qui si perde il rapporto con la natura, qui ecco quello che si diceva con Fasce, qui addirittura c'è una tale sintonia e consonanza che lui sta male se non è nella natura, capisci? Quindi è un fremito, oppure già alcuni dei miei pensieri minori, frutti della mia vita di primavera, sentite qui, e lui è un albero, sono maturi, come le bacche che hanno sfamato le prime orde di uccelli, e altri ancora sono già splendenti e maturi prima del tempo, come i fili bassi dell'erba che ha sentito la calma estiva. Quindi è straordinario, tu capisci, lui sente il fremito della natura e diventa in sostanza lui stesso natura. Ora ecco, questo è una simpatia difficile da raggiungere, e non so neanche poi se del tutto è auspicabile, però ecco, io ho voluto, e vi ringrazio molto voi che mi avete aiutato in questo percorso, perché secondo me è un percorso affascinante, tu hai detto. C'è Maria, proprio siamo agli ultimi, credo siamo ancora in tempo per un intervento. Franco. Sono Franco, volevo fare un piccolo intervento ringraziando per quello che hai detto e quello che è stato detto poi. Perché secondo me noi dobbiamo riflettere molto sul posto dell'uomo nella natura, cioè cos'è una natura senza l'uomo. E quindi l'uomo è capace di dare alla natura la bellezza, di comprendere la bellezza della natura, e questo già dall'antichità, perché basterebbe leggere delle pagine di Aristotele nel De Partibus Animalium, in cui fa l'elogio di chi studia le cose anche minime della natura. Ma ecco, è l'uomo che è l'ente ammirante, l'ente amante, cioè colui che riesce anche a dare armonia alla natura laddove nella natura non c'è armonia, dare salvezza nella natura laddove nella natura c'è morte, perché di fronte al terremoto, e questo insomma Voltaire ha scritto delle pagine indimenticabili, dico, ma il terremoto di questi giorni, la natura è un qualcosa da cui occorre difendersi, da cui occorre prevedere, quindi tutto bene, in positivo ciò che dice Thoreau, questo afflato nei confronti della natura, ma senza dimenticare, come diceva anche Franco poco fa, il posto dell'uomo, e cioè l'uomo è colui che dà bellezza, è colui che dà
Per dire, quando Leopardi dice che la lingua ci permette di esprimere anche ciò che è inesprimibile all'interno del nostro, dei nostri sentimenti, ebbene noi siamo ciò che col linguaggio diamo espressione alla natura. Quindi, scusa, al di là di un antropomorfismo idiota è assoluto, che non ha ragione d'essere, anche se è stato, però è importante riconoscere all'uomo un ruolo e riflettere su questo, di ente con delle prerogative uniche. Credo che tu hai espresso molto bene il tuo pensiero, anzi ti sono molto grata, perché tu hai messo in evidenza un equivoco da cui bisogna veramente guardarsi. Io non ho assolutamente inteso pensare alla natura nel senso di una buona madre o nel senso di mitizzarla. Questo è l'ultimo dei miei pensieri ed è anche lontanissimo dallo spirito di Thoreau. Quindi quello che... una delle pagine che io cito spesso nei miei libri è proprio quanto scrive John Stuart Mill, quando proprio mette in guardia dall'idea che la natura sia maestra di moralità. Questo assolutamente non c'è in questi autori in alcun modo, quindi questo deve essere molto chiaro. Se qualcuno ha potuto pensarlo, lo dico con estrema chiarezza: si tratta di autori che prendono molto sul serio il ruolo dell'uomo e che non c'è una identificazione mitico che con la natura, ma semplicemente c'è il tentativo di ritrovare un rapporto con la natura che sia un rapporto di armonia. E allora Thoreau lo ritrova attraverso questo recupero della grecità, eccetera, e anche il senso che io ho cercato di identificare di una simpateia, di consonanze, di stare, e a sua volta il Reclus lo fa sottolineando le responsabilità umane, perché quando dice che l'uomo è la natura che ha preso coscienza di se stesso, fa proprio quello che tu intendevi, cioè è l'uomo che ha questo compito, lui pensa, è l'uomo che pensa, come che si mette un po' nei panni, per così dire, della natura, nel senso che pensa e fa quello che per abbellirla possibilmente, ma soprattutto per non imbruttirla, perché io penso che soprattutto sia questo che oggi noi dovremmo fare, evitare di imbruttirla. E qui è il tema della responsabilità umana. La visione è sempre comunque quella, e qui è per quello che dicevo la deep ecology con una visione biocentrica, qui io non la vedo, anche se alcuni la... c'è un rapporto direi duale, uomo e natura, ma è un rapporto che si colora in una maniera diversa rispetto al passato. Non è un rapporto di dominio e dominato, è un rapporto di due enti che si confrontano, che entrano in una relazione dialogica di grande novità, in cui l'antropocentrismo certamente viene rivisto. Ma io tante volte ho scritto nei miei libri che l'antropocentrismo è superabile, che la visione che noi dobbiamo recuperare, la visione antropogenica, cioè è l'uomo che crea i valori, e quindi, ma il fatto che crea i valori non significa che questi valori siano riferiti soltanto a se stesso e che quindi sia una visione autoreferenziale. Thoreau scrive una pagina bellissima in cui dice che noi dobbiamo evadere da un mondo che riflette all'infinito la nostra immagine, è quello che lui ha cercato di fare. Credo che siamo d'accordo, però ti ringrazio moltissimo, perché tu hai proprio sottolineato, evidenziato un equivoco in cui si poteva cadere. Purtroppo in queste chiacchierate, avendo poco tempo a disposizione, molti passaggi importanti saltano, e quindi si poteva anche pensare ad una visione mitica. L'equivoco, Luisella, non era... Tu non avevi già detto bene questo della deep ecology e del fatto che era chiaro. No, non ho pensato. Ma comunque hai fatto bene a dirlo. Ho letto il tuo libro sulla bioetica, in cui appunto... E poi dai... all'origine dell'etica ambientale, soprattutto. Sì. Ma voglio dire, la cosa importante però, secondo me, è che, ecco, ritroviamo la bioetica. Fritz Jahr tratta nella misura del possibile ogni essere vivente, sempre anche come fine, mai solo come mezzo. Ecco, e questo io direi che qui, vedete, la bioetica ci insegna proprio questo. Nella misura del possibile, il valore intrinseco di
io niente. Bellissimo l'intervento che ha fatto Gianfranco con la poesia di Whitman, bellissimi direi anche le pagine che abbiamo letto di Thoreau in cui parla della felicità delle ghiande. Quindi ragazzi, noi abbiamo veramente oggi la possibilità di avere uno sguardo nuovo sul mondo e la bioetica questo ce lo insegna. Ecco, quindi la bellezza è una sfida per la bioetica, come volevo dimostrare. Agli amici dell'Eco Istituto, che non vedo più, veramente un grande ringraziamento, ottimo collegamento e al prossimo appuntamento che sarà con Gianfranco Porcile, e allora lì entreremo proprio nel vivo delle questioni e delle scelte che dovremo compiere.